ci troviamo a Nocera Umbra e siamo al campo allestito dalla compagnia d'arme Fortebraccio Veregrense. Siamo qui per farvi vedere come vivevano i Longobardi, chi erano e soprattutto per quale motivo li dobbiamo parlare appunto sempre a Nocera. Due parole giusto per capire e inquadrare il discorso sui Longobardi. Furono una popolazione germanica che arrivò appunto in Italia nel 568 varcando le Alpi Giulie e poi si riversò nella pianura padana e riuscì a conquistarla nel giro di pochi anni. Dopodiché giunse un parte dei contingenti anche verso il centro dell'Italia, appunto fondando il Ducato di Spoleto e poi addirittura quello di Benevento. Quindi qui ci troviamo nell'area appunto centrale che dipendeva, comunque aveva vicino il Ducato di Spoleto. A Nocera Umbra alla fine dell'Ottocento è stata trovata una necropoli molto molto estesa, ricca di corredi che attualmente si trovano a Roma al Museo dell'Alto Medioevo. Però appunto hanno questi corredi dimostrato la presenza appunto nella comunità di Nocera Umbra di un grande abitato longobardo che ancora andrebbe cercato e trovato dal punto di vista archeologico. Hanno comunque testimoniato la presenza massiccia di una grande quantità di persone appunto appartenente alla gens longobarda e quindi oggi lo scopo insomma di questo campo storico, così come del Luglio Longobardo, la manifestazione che va chiudendosi oggi appunto con alcune conferenze, un ciclo di conferenze durato un mese, lo scopo appunto di questa manifestazione è quello appunto di riscoprire i Longobardi, vedere come vivevano, capire cosa insomma facevano e qual è stata la loro importanza nella storia, non soltanto della comunità di Nocera Umbra, del centro Italia in generale, ma anche in generale in Italia e per l'Europa. Passando attraverso il varco che ci hanno aperto i guerrieri longobardi, vediamo adesso all'inizio un pochino di vita quotidiana del campo che appunto è stato allestito, come abbiamo detto prima, dal gruppo Fortebraccio Veregrense. Allora qui vediamo alcuni oggetti della vita quotidiana, alcune delle occupazioni che occupavano appunto la vita quotidiana dei longobardi. La tessitura con le tavolette, un sistema appunto che permetteva di creare queste bordure che poi vedremo facevano parte della decorazione dei vestiti, delle tuniche. Vediamo qui degli oggetti che fanno parte appunto del corredo della cucina che servivano appunto per mangiare e per contenere le vivande. In particolare, da rimarcare, ci sono questi bellissimi bicchieri di vetro soffiato che sono stati trovati in varie tombe, soprattutto nel nord ma anche nel centro Italia. Ci sono anche dei corni potori come questo, fatti di osso e è possibile appunto trovarne anche in questo caso di vetro soffiato. Erano molto particolari perché servivano appunto per bere durante i banchetti, avevano un supporto che impediva appunto al contenuto di versarsi. Abbiamo in questo caso invece qui la lavorazione delle erbe che venivano utilizzate anche a scopo medicale, quindi che servivano come medicinali. Abbiamo sul tavolo anche dei bellissimi monili, adesso faccio vedere per esempio queste bellissime fibule che sono le tipiche fibule che portavano appunto le donne, poi le vedremo più in dettaglio indossate, vediamo anche che funzione avevano, caratteristica da un punto di vista sociale di una diciamo individuo che le portava appunto di rango piuttosto alto, visto la ricchezza anche dei dettagli. Queste sono riproduzioni di reperti effettivamente trovati in varie tombe. Abbiamo poi il pettine d'osso, che era un'altra delle caratteristiche importanti del corredo femminile, servivano appunto per pettinare i capelli. Vediamo che le donne, poi lo vedremo, lo indossavano quotidianamente come parte appunto dell'abito e dell'abbigliamento. Pettini di osso che possono essere anche finemente lavorati, sono stati trovati spesso nelle tombe appunto accanto alle salme femminili. Vedete che qua ci sono anche i tipici vestiti appunto che fanno parte dell'abbigliamento femminile, si tratta di tuniche doppie che hanno anche colori molto vivaci. Una delle caratteristiche dei Longobardi è che appunto avevano dei vestiti a colori anche molto vivaci, questo dovuto al contatto con le popolazioni delle steppe che avevano avuto durante la loro permanenza soprattutto nell'area pannonica, dove appunto mutuarono, oltre a dei colori particolari, anche poi, come vedremo, determinati usi per quanto riguarda l'armamento e alcune tipiche armi e corazze e tipologie di elmi.
qui ci sono anche dei momenti ludici, quindi questa è una dama germanica, una dama nordica, che veniva appunto, era molto simile alla dama, diciamo, che noi conosciamo, solo che la differenza era che le pedine rappresentavano due, tra virgolette, eserciti contrapposti. Abbiamo quel blu, la pedina blu, qui in questo caso rappresenta il re che è assediato dai il suo esercito è quello giallo, e poi gli assedianti, che sono invece le pedine verdi. Lo scopo del gioco è appunto quello di o liberare il re, di liberarsi ovviamente, e gli assedianti invece di riuscire a non far uscire il re. Questo gioco era un gioco che era molto diffuso, uno dei passatempi, diciamo, preferiti insieme ad altri dei Longobardi, ma non solo, anche di altre popolazioni germaniche dell'epoca. Parlando di abbigliamento longobardo, questa è la tipica tunica femminile longobarda doppia. Allora, qui abbiamo, come vedete, due tuniche sovrapposte. Una sotto più chiara, dal colore più chiaro, l'altra più scura, colore particolarmente vivace, in questo caso il blu, che non era molto comune perché si trattava appunto di un colorante piuttosto costoso, perciò indicava uno status sociale molto alto. Quello che conferma questa cosa è il fatto che ci sia questo broccato che vedete tutto ricamato in oro, il quale è stato ricavato tra l'altro da una tomba esistente, cioè da un corredo esistente, una tomba di Trezzo sull'Adda in provincia di Milano, che ha restituito appunto questa trama di filo, e quindi è stato possibile ricostruire la geometria e quindi una possibile decorazione di una tunica, appunto in questo caso femminile, longobarda del periodo intorno al VII secolo. Le tuniche erano in materiale naturale ovviamente, quindi in lino per quanto riguarda la stagione, diciamo, estiva, mentre generalmente in lana per quanto riguarda la stagione invernale, quindi più fredda. Oltre alle tuniche, i longobardi potevano indossare ulteriori mantelli e altre coperture per difendersi dal freddo e dalle intemperie, dato che erano una popolazione che stava molto all'aperto, quindi doveva avere spesso a che fare con condizioni meteorologiche anche avverse. Andiamo ora a vedere un tipico abbigliamento femminile, lo vediamo indossato dalla nostra modella. Ecco, in questo caso le tuniche, come vedete, sono diverse rispetto a quello che abbiamo visto prima. Non si tratta di due tuniche sovrapposte, ma di una tunica lunga fino appunto alla caviglia, molto semplice, e sopra una sorta di grembiulino, diciamo, che anche in questo caso arriva leggermente appunto sopra alla caviglia, in modo che si veda che sia sovrapposto e quindi si veda la parte sotto, e con un broccato, una decorazione. La cintura della donna longobarda era una cintura piuttosto complessa, come vedete qui aveva il corno potorio che serviva per bere. Qui abbiamo un gruppo di oggetti che lei utilizzava quotidianamente, che fanno appunto parte dell'abbigliamento. Qui il pettine di osso lavorato, poi abbiamo un coltellino multiuso che serviva per sbrigare le varie pratiche quotidiane. Le chiavi, queste sono copia tra l'altro di alcune chiavi che sono state trovate a Cividale del Friuli, e questa è una fibula ad arco molto preziosa, anche questa è stata copiata, diciamo, da tipologie simili, da vari reperti che sono stati trovati in tombe femminili di alto rango, potevano anche essere molto più grandi di questa. La donna longobarda poteva anche indossare parecchi gioielli, e anche molto belli, come in questo caso questa tipica collana fatta d'oro, che riproduceva in questi dischi finemente decorati, a volte addirittura delle monete che venivano raccolte e messe appunto a decorazione della collana stessa. Poi ci sono gli orecchini, come in questo caso sono molto belli, anche questi molto finemente lavorati, perché bisogna dire che gli artigiani longobardi erano veramente dei grandissimi orafi, avevano delle ottime, facevano lavori di ottime fatture. I Longobardi erano un popolo nomade,
un popolo che quindi aveva tra le sue caratteristiche quella almeno all'inizio della non stanzialità. Infatti partì, essendo una popolazione germanica del nord Europa, partì dal nord Europa, dal bacino dell'Elba e seguendo appunto il fiume Elba e poi successivamente il Danubio riuscì a incontrare, incontrando altre popolazioni, migrare fino appunto ad arrivare alla cosiddetta Pannonia, che era una delle province dell'ex impero romano corrispondente più o meno all'odierna Ungheria. Qui si fermarono per un po', dopodiché migrarono appunto definitivamente in Italia e siamo alla metà del VI secolo. Varcarono le Alpi nel 568 alla guida del loro re Alboino e si parla di circa 100-150.000 persone, quindi una vera e propria migrazione di popoli. Non 100-150.000 guerrieri, bensì 100-150.000 tra guerrieri, donne, uomini, bambini, persone anche anziane e soprattutto bestiame, perché i Longobardi, tra le varie caratteristiche che avevano, erano quelle di essere degli allevatori, come tutti del resto i popoli nomadi. Giunsero in Italia, si stabilirono, formarono un regno, lo divisero in ducati che poi appunto furono anche per lungo tempo e spesso in conflitto l'uno con l'altro e questo ebbe delle ripercussioni negative anche nei confronti della stabilità stessa del regno, però questi conflitti alla lunga riuscirono ad essere superati e il regno riuscì a trovare una stabilità intorno all'inizio del VII secolo durante il regno di Agilulfo e Teodolinda, quando appunto la popolazione longobarda, oltre a trovare diciamo una stanzialità definitiva e un assetto anche statuale importante e complesso, si convertì dall'arianesimo, che era appunto un'eresia, una forma di cristianesimo però di carattere diverso e considerato eretico, oppure addirittura dal paganesimo al cattolicesimo. Questo in collaborazione appunto tra la regina, grazie al frutto della collaborazione tra la regina Teodolinda e Papa Gregorio Magno. Cambiò quindi anche di fatto un pochino l'anima dei Longobardi, che da pagani appunto, quindi dediti alle religioni tipiche delle popolazioni germaniche dell'antichità, quindi adoravano evidentemente degli dei come Odino, come Thor e via dicendo, passarono appunto attraverso l'arianesimo, quindi a questa religione, questa eresia che fu appunto considerata tale dalla Chiesa Cattolica proprio perché negava sostanzialmente la divinità di Cristo, poi appunto definitivamente al cattolicesimo. Grazie a questo passo fu possibile anche creare un'alleanza di stabilità anche tra lo Stato Longobardo e il Papato, perché questo era un altro elemento importante, la presenza appunto del Papato a Roma, che era una presenza politica contro la quale o con la quale comunque i Longobardi dovevano fare assolutamente riferimento. Altra importante presenza all'interno ovviamente dell'Italia dell'epoca era la presenza bizantina, la quale dopo la guerra greco-gotica aveva riconquistato la penisola ai Goti, appunto, che prima avevano a loro volta invaso, avevano creato un regno romano-barbarico. I bizantini furono scacciati praticamente fino soltanto sulle coste, quindi la maggior parte dei territori furono poi di fatto in mano, appunto, come abbiamo già detto anche prima, ai Longobardi, i quali fondarono, come abbiamo detto, un regno ma suddiviso in vari ducati, il più importante dei quali appunto nel centro Italia era quello di Spoleto. Vediamo adesso, parlando delle caratteristiche fondamentali della gens Longobarda, il fatto che fossero, oltre a un popolo nomade, come abbiamo detto, anche un popolo guerriero, e questo ci dà la possibilità di vedere adesso l'armatura, l'armamento, le varie armi che appunto facevano parte del corredo del guerriero longobardo. In una società guerriera come quella longobarda, le armi rivestivano un'importanza fondamentale sia per lo scopo difensivo, ma sia anche come indicatore di status sociale, nonché culturale. L'armamento base del guerriero era la lancia e lo scudo. Ai primi arimanni, i primi uomini liberi che venivano inclusi nell'esercito, questo era diciamo il primo armamento che ricevevano. Altra arma tipica dei guerrieri longobardi era lo scramasax, che era essenzialmente un grande coltellaccio. Era un'arma massiccia con una lama a un taglio solamente e
era estremamente adatta nel combattimento ravvicinato. Ne esistivano diverse misure, da corti a lunghezze più accentuate, che servivano per il combattimento a cavallo. Poi altra arma era l'ascia da lancio, la Franziska, che veniva usata sì nel corpo a corpo, ma principalmente veniva lanciata contro gli avversari prima della carica finale. Poi abbiamo la regina delle armi, la spada, che era prerogativa solo dei nobili o dei guerrieri più facoltosi e dei re. Qui abbiamo diverse tipologie del periodo alto medievale diffuso in tutta l'area germanica. Caratteristica era sempre l'elsa in ferro intramezzata da materiale organico, che sia legno oppure osso. E un'altra caratteristica è il pomolo, che vediamo in diverse forme, dal pomolo più semplice, con una decorazione più semplice, alle tipologie con anello mobile, e infine arriviamo nella tipologia di spade longobarde trovate principalmente in Italia, la tipologia ad anello fisso. L'anello, mobile o fisso che sia, aveva una funzione, diciamo, simbolica. Probabilmente rappresentava il legame tra il guerriero e il suo signore, perché il guerriero, quando giurava fedeltà al suo signore, il signore gli dava la spada e l'anello stava appunto a rappresentare questo giuramento. Poi abbiamo l'armamento difensivo. Avevamo già parlato dello scudo, ne abbiamo anche una versione più da parata, perché estremamente decorato con i tipici motivi trovati nelle tombe longobarde. Abbiamo la triquerta e abbiamo per esempio dei cavalli. Abbiamo qui gli elmi e la corazza lamellare, tipologia di armamento difensivo acquisito dai longobardi durante il periodo pannonico e con il contatto con gli avari. Sono un tipo di armatura molto, molto protettiva, molto, diciamo, facile manutenzione, perché richiede un'officina metallurgica abbastanza semplificata, quindi adatta anche a un popolo che si sposta, e la sua struttura robusta, sì, ma anche contemporaneamente elastica, la rendeva molto efficace contro le armi. Abbiamo fatto quindi un viaggio nel passato per vedere come i Longobardi si comportavano, quali erano le loro occupazioni quotidiane, come si vestivano, come combattevano, la loro vita appunto quotidiana. Cosa è rimasto dei Longobardi oggi a più di 1500 anni di distanza? È rimasto qualche cosa di importante, un'eredità importante. Noi sappiamo che i Longobardi avevano per esempio delle leggi importanti, che furono tra i primi popoli germanici a mettere per iscritto, soprattutto in maniera articolata. Di queste leggi, che servivano per i Longobardi e venivano applicate appunto alle popolazioni longobarde, non alle popolazioni sottomesse, sono rimaste cospicue tracce per tutto il Medioevo, fino addirittura in alcuni casi al 1300, 1400 e anche 1500. Quindi questo dimostra che la legge longobarda, quindi il modo di vivere longobardo, era molto radicato nella popolazione molto tempo dopo che i Longobardi di fatto furono conquistati, come sappiamo, da Carlo Magno nel 774, in alcuni casi, come appunto nel Ducato di Benevento, andarono avanti come storia per ancora qualche secolo, però generalmente diciamo che si fa chiudere la storia dei Longobardi con la conquista da parte di Carlo Magno dei Franchi appunto nel 774. Abbiamo quindi una assoluta e anche sorprendente permanenza della legge longobarda all'interno delle popolazioni
che evidentemente longobarde non erano più nel senso stretto del termine, ma erano i discendenti dei longobardi, quindi questo dimostra come appunto i longobardi fossero di fatto una popolazione che è riuscita in meno di 200 anni a dare un imprinting molto forte dal punto di vista proprio sociale ai territori conquistati, nei territori soprattutto in Italia, appunto, dove appunto crearono questo regno. Altra cosa, nelle credenze popolari, nel folklore, nelle leggende, possiamo trovare delle leggende e dei ricordi, delle reminiscenze di quella che era il patrimonio culturale longobardo. Troviamo anche molte tracce nella toponomastica, cioè nei nomi dei luoghi, che ancora oggi ricordano appunto la presenza dei longobardi. Alcune delle più famose sono appunto le varie fare che noi troviamo sparse un po' intorno in tutto il territorio nazionale. Quando si trova appunto un nome composto con fara, come per esempio Fara Gerardadda, Fara Novarese e altre fare in giro per l'Italia, abbiamo il ricordo della presenza di una fara longobarda, quindi di una famiglia allargata con personaggi in armi, quindi con guerrieri, ma anche con strutturati in una maniera che potesse anche governare un certo territorio in questo modo. Quindi questo nome, diciamo, è indicativo della presenza di un insediamento longobardo importante, ma non furono gli unici, ce ne sono altri. Anche lo stesso, qui per restare in Umbria, la stessa Gualdo Tadino ricorda appunto col nome Gualdo, Wald Bosco, è appunto un toponimo tipicamente germanico, molto probabilmente longobardo, se non goto addirittura, comunque tra gotti e longobardi, sempre di germani stiamo parlando. La toponomastica, quindi, abbiamo detto, e anche l'antroponimia, cioè il nome delle persone. Moltissimi dei nomi che vengono portati dagli uomini, ma anche dalle donne, nel corso del Medioevo, per esempio, anche nel 400, nel 500, sono di origine longobarda. Quindi anche in questo caso abbiamo la riprova che la loro presenza è stata più che una semplice meteora, un qualcosa che appunto è passato e in 200 anni non ha lasciato assolutamente niente, niente di più falso. I longobardi quindi sono ancora oggi tra di noi, e per questo vale la pena studiarli, riuscire magari a trovare con nuovi scavi archeologici, nuove testimonianze. E noi sappiamo che Nocera, visto che ci troviamo a Nocera, molto probabilmente nasconde sotto la terra ancora tantissime tracce della presenza dei longobardi. Bisognerebbe riuscire a metterci mano, a scavare la terra e quindi riuscire a ritrovare ancora queste preziosissime tracce e renderle fruibili alla gente, in modo tale che la gente, leggendo, vedendo anche i reperti di queste genti, riesca a ritrovare una parte della sua identità che purtroppo fino a poco tempo fa, adesso i longobardi fortunatamente stanno avendo una riscoperta grazie al fatto anche che c'è stata la missione, diciamo, di 7 siti all'interno del progetto UNESCO del sito seriale appunto Italia Langobardorum. Uno di questi qui vicino, anzi due, sono a Spoleto, uno è il tempietto di Campello sul Clitumno e l'altro è la chiesa di San Salvatore qui vicino appunto a Spoleto. E quindi la necessità, l'urgenza, insomma, di riscoprire questa popolazione come parte integrante dell'identità dell'Italia, delle popolazioni italiane e in particolare delle popolazioni del centro Italia, cosa che è molto meno conosciuta.